Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video nel quale vedremo insieme una routine completa di esercizi per aiutarti a migliorare le funzionalità del nervo vago, o meglio dei nervi vaghi, perché in realtà si parla sempre di nervo vago, ma sono due. Prima però, una informazione molto importante a riguardo degli esercizi che vedremo, a riguardo del problema in generale. Spesso si sente parlare di nervo vago in modo completamente inesatto, perché si dice a causa di un problema del nervo vago infiammato, io ho determinati, se tu hai, nel caso sei un professionista che parla, tu hai determinati sintomi, la nausea, gli sbandamenti, eccetera, eccetera, sintomi diciamo pseudoneurologici cervicali, sono colpa del nervo vago. Questa affermazione non è assolutamente esatta, perché il nervo vago, i nervi vaghi, che cosa sono? Sono delle strutture che partono dal cervello, dei fili elettrici che partono dal cervello, scendono lungo il tratto cervicale e da lì vagano nel corpo e praticamente per tutti i visceri, a partire dal cuore, importantissima l'innervazione del nervo vago sul cuore ed importantissima l'informazione digestiva. Ecco, a che cosa servono questi nervi? Fondamentalmente, ripeto, sono dei fili elettrici la cui funzione principale è quella di informare il corpo, il cervello, di che cosa sta succedendo nel sistema digestivo, negli organi in generale, e di regolare il battito cardiaco. Quindi sono dei fili elettrici molto importanti per il nostro metabolismo. Che cosa succede? Siccome sono molto in rapporto con il tratto cervicale, può succedere che una forte irritazione del tratto cervicale vada a disturbare i centri dai quali partono i nervi vaghi. Il nervo però in sé e per sé è soltanto un filo elettrico che non si infiamma e non crea di per sé particolari problemi. I problemi del nervo vago possono essere due: una forte irritazione del tratto cervicale, ma io voglio lavorare allora sull'irritazione del tratto cervicale, non c'è bisogno di nessun lavoro specifico, che non esiste, del nervo vago, oppure il fatto che io abbia degli stati di irritazione, tensione e ansia costanti e questi incidono pesantemente sul mio sistema nervoso autonomo e allora è quello che lo disturba. Ecco perché non esistono degli esercizi specifici per questo tipo di situazione. Esistono degli esercizi che possono aiutare il tratto cervicale oppure aiutare il rilassamento generale. Nonostante questo, è chiaro che ci sono alcune cose che direzionano di più l'esercizio, l'allentamento della tensione verso la risoluzione di questo tipo di problemi. Ma quello che ci tenevo a sottolineare è che non esiste il problema del nervo vago che così nasce dal nulla. Nasce se c'è una forte irritazione cervicale e allora lavoro su quella, oppure se ci sono dei forti stati d'ansia e si cerca di lavorare anche su quelli, ok? La routine che vedrai comunque adesso è comunque orientata a quei muscoli che, se irritati e contratti, tendono maggiormente a dare fastidio a questi centri nervosi e quindi a tutto questo meccanismo. E quindi non mi resta che augurarti buon allenamento. Se poi vuoi approfondire con le mie metodiche e capire tutti i miei procedimenti che si possono fare per migliorare le problematiche cervicali, perché chiaramente questo che vediamo è una routine, è un suggerimento ottimo, però più il protocollo è completo meglio è, vai a vedere i link che sono nella descrizione del video, iscriviti alle lezioni gratuite, alle iniziative che sto portando avanti in questo momento sulle problematiche cervicali, che così puoi prendere da subito confidenza con le mie metodiche. Ciao, benvenuto, benvenuta all'interno di questa routine cervicale nella quale andremo a, diciamo, dare una preferenza a quelle stimolazioni che attivano maggiormente l'attività vagale. Lo facciamo in modo estremamente delicato. Mi raccomando, è importante che quando facciamo queste cose, soprattutto durante le espirazioni, cerchiamo di rilassare bene tutta la muscolatura, ok? Io buona parte me le vedrai eseguire in ginocchio, non c'è nessun bisogno di eseguirle realmente in ginocchio, assolutamente può essere tranquillamente in piedi oppure anche su una sedia, senza problemi, ok? Bene, allora la prima cosa che facciamo, una delle più semplici, utilizzeremo la respirazione diaframmatica per i nostri esercizi. Portiamo leggermente in tensione la muscolatura del torace, ma prima di farlo andiamo magari a dare un po' di stimolazione leggera, delicata, all'area dello sterno, ok? Quindi proprio dove c'è l'osso dello sterno facciamo dei leggeri massaggi superficiali
molto delicati, soprattutto per quelle persone che hanno, diciamo, un po' di sensazione di ansia costante e così via, vogliamo essere ancora più delicati. Se vedi che queste cose però, che questo tipo di stimolazione ti è utile a rilassare i muscoli, poi potrai ripeterla e anche per un tempo maggiore prima della sessione, magari a parte rispetto al video, ok? Andiamo prima a dare un po' di stimolo, di stimoli alle parti finali dei muscoli, come in questo caso lo sterno, favoriscono il rilassamento. Ok, bene, sciogliamo un attimo. Portiamo quindi, quello che facciamo è raddrizzare la schiena e portare indietro le spalle. Porto indietro le spalle, da questa posizione uso la respirazione diaframmatica. Respirazione completa, tutto dentro quello che riesco, tutto fuori. Ho braccia dritte, ho braccia piegate. L'importante è che le spalle siano ben indietro. Ebbene, sciogliamo un attimo. Ottimo. Poi andiamo a fare la stessa cosa con le scapole. Prima erano all'indietro, facciamo con le scapole verso il basso. Per capire bene scapole verso il basso è piuttosto semplice. Faccio spallucce e spingo giù. Tendenzialmente mano non troppo aperta, non troppo tesa, mano rilassata, braccio tendenzialmente dritto. Ok? Sempre la schiena bene dritta, spingo giù, respiro di pancia. Uno. Qui non ho un particolare ritmo respiratorio, faccio in modo che il ritmo respiratorio sia non troppo veloce, ma soprattutto che la respirazione, ancora uno, dai, sia completa. Tutto dentro, tutto fuori. Bene, sciogliamo. E poi andiamo a avere sempre le spalle indietro, ma stavolta non eccessivamente, spalle diritte, braccia diritte, neanche troppo giù, quindi una via di mezzo, prima che spingevamo giù, adesso siamo semplicemente indietro e giù. Inclino la testa, creo una leggera tensione, leggera mi raccomando, una leggera compressione di là, e lo stesso, leggera mi raccomando, tre respirazioni qui. La tensione deve essere leggera perché quando vado a respirare sentirei che cambia tra massima inspirazione e massima espirazione. Sciolgo e andiamo dall'altra parte, sempre schiena bene diritta, inclino, benissimo, sciolgo,
Adesso un po' di stimolazione alla parte finale dello sternocleido, quindi sono sulla clavicola, ok? Sono sulla clavicola e vado verso la sternoclaveare, cioè il punto dove la clavicola si attacca all'esterno, la parte finale o iniziale della clavicola, quello che come vogliamo chiamarla, non ha importanza. Vado sulla clavicola appena sopra e faccio un leggero massaggio, ok? Quindi proprio una frizione superficiale, un po' come se dovessi pulire la clavicola, diciamo così. Può essere un pochino fastidioso, per qualcuno potrebbe dare un pochettino di nausea, in questo caso o ti allontani un po' dal centro oppure aspetti un attimo, tanto una stimolazione breve. Fai 2 o 3 respirazioni profonde nel frattempo. Bene, ora siamo nella posizione di prima, leggero allungamento del collo, ma guardiamo anche piano piano poco verso l'alto e indietro, poco, un minimo. Da questa posizione, come prima, attenzione, si sposta un po' più qua davanti. E andiamo di là, inclino, quindi guardo leggermente verso l'alto. Benissimo, sciolgo. E adesso, in un modo o nell'altro, che sia anche se fossi in piedi prima o sono seduto, mi metto in piedi. E a questo punto quello che facciamo è una gamba avanti e una gamba indietro, in modo da avere una base d'appoggio, diciamo. Spingo indietro le spalle, ok? Braccia indietro tutto quello che riesco, ok? Quindi indietro, indietro. Mani tendenzialmente aperte. Okay. E da qua quindi abbiamo i nostri muscoli toracici in leggera tensione, inspiro, tutto dentro e tutto fuori, ognuno col suo ritmo. E sciolgo. Ancora. Braccia indietro, schiena bene diritta. Bene indietro, bene indietro, bene indietro. Mani aperte. Ok, inspiro. Tutto dentro, tutto fuori. Bene, e sciolgo. Ottimo. Andiamo adesso, allora la parte di movimento della nostra routine è conclusa, c'è la parte conclusiva che però puoi fare soltanto in autonomia, non possiamo farla insieme, perché la parte conclusiva è qualche minuto, 2 o 3 minuti, di una respirazione che possa essere per te il ritmo più simile possibile al ritmo 4-2-5.
Allora, 4-2-5 significa 4 secondi per inspirare, quindi 2 secondi di pausa e 5 secondi di andare fuori. 2 secondi di pausa e via. Secondi di pausa. Due pausa. Benissimo. Ora, per molte persone questa respirazione è troppo lenta, non riescono, hanno necessità di riprendere fiato velocemente. Bene, allora voglio che tu concluda con 2, 3, 5 minuti di respirazione, magari non è 4, 2, 5, per te può essere un 3, 2, 4, un 2, 2, 3, non ha importanza, un secondo avanti, un secondo indietro. Il concetto è di un respiro lento. Una pausa e di una espirazione lenta. E una pausa. Com'è che fai a capire se va bene o non va bene? Semplicemente se la respirazione, se il ritmo che scegli dice ok, ce la faccio, ma preferirei prendere un pochettino di aria in più. La sensazione corretta è quella di una moderata fame d'aria. Ce la faccio, ma un pochettino disagevole. Siamo un attimino al pelo, ok? Quindi consiglio di concludere con dai 2 ai 5 minuti di una respirazione un po' più lenta di quanto non vorresti, che vorresti prendere un pochettino di aria in più. Bene, allora ti invito a ripetere questa routine su base quotidiana o se senti che il tuo collo è molto stimolato, magari un giorno sì e un giorno no, e piano piano vedrai che le tensioni si allentano e con l'allentarsi della tensione molto spesso si allentano molto velocemente anche i sintomi. Chiaramente, come dicevo all'inizio, più il programma è ben strutturato e copre tutti gli aspetti, meglio è. Per scoprire le mie metodologie e i miei programmi, ti invito ancora a iscriverti alle lezioni di prova gratuita, vai a vedere i link che ci sono nella descrizione del video in modo che tu possa accedere immediatamente all'introduzione alle mie metodiche. Per questo video è tutto, se ti è sembrato interessante non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.